Vi è chi ritiene che la Chiesa, tanto più la Chiesa magisteriale nelle sue solenni enunciazioni come le encicliche, non debba intervenire in questioni economiche o non debba presumere di avere una propria dottrina. E in parte è vero che il cristiano in materie come queste, che non sono strettamente legate al quadro generale della fede, ha una notevole libertà di valutazione, di interpretazione, di attuazione. Credo però che la Chiesa abbia tra le sue responsabilità anche quella di orientare l'operare pratico degli uomini. E l'operare economico non è un settore marginale o secondario, perché dal funzionamento complessivo di un'economia, pensiamo al fatto di avere lavoro, di essere disoccupati, dipende la qualità della vita, dipende il sistema delle relazioni fra gli uomini, dipende anche il benessere della famiglia. E dunque la Chiesa interviene con lo strumento tipico che essa ha a sua disposizione, e cioè l'insegnamento, la proposizione di una dottrina. È chiaro che poi le applicazioni pratiche potranno essere diverse. Tutti sappiamo che molte encicliche sono state oggetto di interpretazioni quanto mai differenziate. Né la Chiesa in generale è intervenuta per certificare che quella interpretazione era quella giusta e l'altra era quella sbagliata. Cioè, in ambito cattolico, oserei dire, grazie a Dio, un'ampia libertà di valutazione. Però l'ampia libertà di valutazione sui contenuti del Magistero, in questo caso su un'enciclica, non esclude affatto che la Chiesa, come Magistero, proponga una sua posizione di pensiero. E credo che questa posizione di pensiero era necessaria perché sulle questioni della globalizzazione, bisogna riconoscerlo, la comunità cristiana è stata per certi aspetti spiazzata. Anche la politica, non solo la Chiesa. La politica e anche le Chiese sono state un po' travolte da questo impetuoso movimento che si è realizzato in pochissimi anni per vie che quasi nessuno aveva potuto prevedere. E di fronte alla globalizzazione quasi tutti gli uomini di oggi si sono trovati sorpresi e scoperti. A questo punto la Chiesa ha ritenuto di dover prendere posizione e l'ha fatto con l'autorevolezza di un'enciclica che non chiude affatto il dialogo. Anzi, direi, questa enciclica contiene molti spunti di discussione e di apertura al dibattito, ma pone con forza il problema della globalizzazione sotto forma di governo della globalizzazione. Perché ciò che ingenuamente alcuni teorici della globalizzazione teorizzavano qualche decennio fa, che la globalizzazione avrebbe automaticamente portato benessere, ricchezza, sviluppo a tutti, tutto questo, potremmo anche dire, ahimè, non si è avverato. La crisi economica ha messo in evidenza anche i limiti della globalizzazione. Tutti conosciamo la storia dei fallimenti, dei default di grandi banche, di grandi imprese, di interi mercati. E dunque è venuto il momento di interrogarsi responsabilmente su questo fenomeno. La Chiesa ha voluto dire la sua e credo che fosse doveroso da parte sua prendere posizioni, guai a tacere su una questione dalla quale dipendono la vita, lo sviluppo e il benessere di miliardi di uomini.